più serrate e risposte altrettanto. Su Glauco Mauri molto si sa, molto ha detto, molto è stato scritto, infanzia povera ma luminosa, l'importanza della figura della madre, ha debuttato il 1° gennaio del 1946 a 15 anni e 3 mesi come suggeritore, ama Mozart, come libro L'idiota di Dostoevskij, come stagione L'autunno, non so una giornata come oggi come ha fatto ad amarla, però vabbè, come film Luci della città e Ladri di biciclette, il vino rosso, l'azzurro, come colore, da non confondere con quello di Forza Italia, ha no. detto lei, Assolutamente. I fiori di campo e nel suo camerino non manca mai una vecchia cassettina del 1956 con le cose più care e le foto dei nipoti. Ma di Roberto, la domanda però non è per Mauri, ma di Roberto Sturno, cosa si sa? Nulla praticamente. Ma no, perché diciamolo, poi io questa è la prima penso volta. sempre, è una delle prime volte, una delle mie poche partecipazioni, perché penso sempre che il lavoro dell'attore debba in qualche modo spiegarsi, nascere e morire in palcoscenico durante la rappresentazione. Poi alla fine quando uno esce è una persona, io ho i miei figli, ho i miei amici, ho i miei interessi Ah, per diversi, che carità, alla fine certo. cerco di non, come dire, portare, non confondere con le cose del Però palcoscenico. l'artista, l'attore può aiutare, come noi cerchiamo anche umilmente di fare, a Sì. svelare insomma, alcune cose dei meccanismi teatrali per non spiegare, perché quello è impossibile, perché è sempre un fascino misterioso, però dare degli stimoli su questo mondo, sull'arte teatrale, che poi insomma no, Sì, sono delle possono. curiosità, delle Ma cose, quindi dei se io rifaccio queste meccanismi. domande, tu non mi Ahi, no, rispondi? no, Beh, non che so, non colore so avrai? quando Quando hai hai debuttato, ma debuttato? Quando hai debuttato? certamente voglio dire, io non ho le foto dei nipoti, ma sono quelle dei miei Ah, figli in camerino. Ho debuttato così per caso perché quando facevo il liceo, la sera andavo in un qualche teatrino a fare un po' le cose tecniche. Poi, come succede nelle cose, nella storia, un attore si infortuna, bisogna sostituirlo, chi lo fa, chi non lo fa. Ho detto, ma io Ci era già provo. 3 mesi, 2 mesi che facevo questa cosa, sapevo una grande Quindi battuta a memoria, era il romano e quindi ero anche facilitato perché non ho Certo, mai dovevi studiato, fare non ho mai lezione. pensato alla fine io di fare l'attore. E allora nasce così, dice, ma sentiamo un attimo e dalla platea Bravo. sento il regista, il primo attore di allora, dice, grande silenzio, ho detto, ma forse sono andato malissimo, invece mi hanno detto subito, benissimo, stasera in scena, Oh, subito, anche perché con una paga perfetto. prendevano sia il tecnico che l'attore, Ah, ecco, quindi quindi c'era anche la era... convenienza venale. Esatto. Pochissimo ancora, un minuto che ansia. Allora, che la popolarità televisiva non vi manchi, noi lo sappiamo, l'avete detto più volte, come fate a sopravvivere senza? Facendo 7-8 mesi di E tournée quindi non avete tempo per l'anno, pensare ad altro. sempre Di avendo come grande lavoro riferimento. e cercando mai di non blefare mai col nostro lavoro, magari sbagliare, ma sbagliare sempre in Buona buona fede. fede. Allora, siamo alle citazioni finali con cui di solito chiudiamo. Io ne ho due, ne avrei tre a dire il vero, ma non so se c'è tempo. Una per Mauri, una per Sturno e una per il pubblico. Allora, per Mauri, di padre David Maria Turoldo, un po' l'abbiamo accennata prima. Sono certo che Dio ha scoperto me, ma non sono certo che se io ho scoperto Dio. La fede è un dono, ma nello stesso tempo una conquista. Calza? Può andare? Sì. Per Sturno, Cristo visse come il più grande artista di tutti gli artisti, sdegnando sia il marmo sia l'argilla e il colore, e lavorando sulla carne viva, l'ha detta Van Gogh. Importante, Vera. Volete aggiungere voi Sono qualcosa per il d'accordo. pubblico? Ma per il pubblico, quello che vorrei aggiungere è che in questi momenti così difficili il teatro può rappresentare un modo di comunicarsi tra di noi, tra un essere umano e un altro essere umano. Siamo talmente invasi dalle macchine, dalla tecnica, che ci dimentichiamo spesso la cosa più importante, l'uomo. E la comunità che ne Esatto. deriva. Il teatro aiuta a scoprire e a conoscere l'uomo. E io chiudo con la formula di chiusura, di rito, che il teatro non sopravviva, ma viva. A Grazie. Grazie. voi. Sei È libero. stato così angoscioso. Sei libero, dai. Michele, Dai, dai. l'unico al mondo. Grazie a tutti. Michele, È l'unico, guarda, non so l'unico. come. Anche io quando sono venuto mi ero certo che l'avrebbe fatto. Ma no, ma perché sei tu? Sono lusingato, dai.